Un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Valtiberina Informa e benvenuti alla decima puntata di Valtiberina Calcio, trasmissione realizzata e prodotta dalla redazione di Valtiberina Informa. Prima di cominciare mi preme scusarmi per l'inconveniente tecnico di settimana scorsa che ci ha impedito di mandare la trasmissione nella sua completezza. Eh, ci seguite sempre più numerose, questo dove ovviamente era doveroso. Vi posso però assicurare che abbiamo fatto un lavoro incredibile già per salvare quello che abbiamo salvato. Detto questo, possiamo passare all'attualità perché anche in questa puntata. Andremo ad approfondire tutti i temi calcistici del weekend in riferimento alle squadre del nostro territorio, partendo come sempre dalla Lega Pro ed arrivando fino ai campionati amatoriali. Ne parleremo con Alessio Romanelli. Buonasera buonasera a tutti. Tra l'altro, auguri, Alessio, perché hai finito gli anni domenica. Grazie mille. Non diciamo quanti perché sono pochissimi. <ride> e un saluto anche a Lorenzo Carnevali, difensore del San Secondo. Buonasera a tutti. Allora, eh, Lorenzo, è bello averti qua, è bello anche dopo una vittoria importante e roboante come quella che avete ottenuto contro il Real Petulum Tiberis domenica. Due parole. Sì, è una vittoria importante per 6-0 che dimostra il buon lavoro che stiamo facendo. Eh, quindi, ecco, speriamo di continuare così, rimaniamo coi piedi per terra, però, perché domenica c'è un'altra partita difficile. Ovviamente sì, ne parleremo poi nella pagina dedicata alla promozione Umbra. Adesso partiamo dall'Arezzo perché è arrivata purtroppo nella quindicesima giornata una sconfitta esterna sul campo della Cremonese. 3 a 1 il punteggio con gol di Birghenti e Jadid nel primo tempo e di Palermo nella ripresa. Inutile, anche se bello, quindi il sesto gol stagionale di Erpen. L'Arezzo resta ferma a quota 22, cate dopo due vittorie consecutive. Possiamo dire però, Alessio, che è caduta in piedi, nel senso che ha giocato una bella partita e anche Capuano nel post gara lo ha sì, sì, molto contento Capuano anche se è arrivata questa sconfitta contro una squadra che sinora aveva raccolto solo 13 punti, però c'era stato il cambio di allenatore, era arrivato un mister esperto come Gian Paolo e sicuramente c'era voglia di, di rivalza a Cremona, quindi una sconfitta che... Alla fine ci può stare per un buon Arezzo, come hai già detto tu, come ha detto Capuano appunto nel, nel post partita fine 1-0 c'erano era, stati solo, solo Yamaranto in campo, addirittura l'allenatore ha definito questa come la miglior partita che ha fatto l'Arezzo sul piano del gioco e del palleggio. Era molto rammaricato per il gol 1-0 che è arrivato in contropiede, arrabbiato per una posizione un po' errata di, di Brumat. E poi c'era stato l'1-1 di Erpen e l'errore di Benassi. Sì, che aveva portato di nuovo in vantaggio la Cremonese, ma credo che al portiere dell'Arezzo non gli non si può dire nulla perché finora aveva tenuto tante volte in partita la squadra Amaranto. Assolutamente un infortunio che capita anche ai migliori e Benassi ha dimostrato insieme a Erpen insomma, di essere il leader di questa squadra. Dobbiamo però dire che è sempre più evidente la mancanza di un attaccante dal gol facile, perché, insomma, anche domenica Montini ha avuto un'occasione non semplicissima, però abbastanza grossa. Sì, lo ha ribadito apertamente anche lo stesso allenatore, ha detto noi abbiamo sì dei buoni attaccanti, ma serve quella punta di esperienza che sappia anche stare dentro l'aria, soltanto dentro l'aria, ma fare gol nel momento giusto anche perché 12 dei 13 gol realizzati dall'Arezzo sono stati in conseguenza di palle inattive anche domenica in virtù di un calcio piazzato in diretto poi questo magico tocco di Erpen. La quarta sconfitta esterna in campionato però equivalo da Lorenzo comunque vada non diciamo, diminuisce i meriti di un Arezzo che sta viaggiando a ritmo importante in questo campionato. Sì, assolutamente sta facendo un ottimo campionato e nonostante la sconfitta ho visto che ha fatto un'ottima partita Ecco, peccato per il risultato, però per un attore è comunque importante vedere che la propria squadra c'è e lotta su tutti i palloni. Ecco. Nel prossimo turno l'Arezzo tornerà al comunale alle ore sedici di sabato in casa contro il Como che ha 26 punti della quinta forza di questo campionato. Doveroso dire che il Bassano si è confermato in vetta alla classifica con 31 punti vincendo 2 a 1 sul campo del Venezia ed ha mantenuto quindi una lunghezza di margine sul Pavia che a sua volta ha espugnato il campo del Renate. Novare ed Alessandria hanno battuto Mantova e Monza mentre il Real Vicenza è stato costretto al pari dalla Torres. Il Como prossimo avversario dell'Arezzo ha steso il Lumezzane e nel Prossimo turno altro big match: quello tra Bassano e Real Vicenza. Passiamo alla Serie D perché è arrivata purtroppo dopo 12 risultati utili consecutivi la prima sconfitta in campionato per la Vivi Alto Tevere San che ha perso 3-0 sul campo del Pianese. Da segnalare l'espulsione di giorni, la doppietta del grande ex Zuppardo ed il gol di Ancione. Quindi il Sansepolcro è rimasto fermo a quota 24 ed è scivolato al terzo posto della classifica a meno 4 dal Siena e a meno 1 dal Ponsacco, che tra l'altro. Tra l'altro sarà avversario nel prossimo turno, ma insomma una battuta d'arresto un po' amara da digerire, soprattutto perché la prestazione non è stata magari in linea con le precedenti. Sì, sicuramente amara da digerire. Ma dopo 12 risultati consecutivi, una giornata storta ci sta. Doveva arrivare eh, prima o poi, insomma, eh, il San Penso che sinora non gli si possa veramente rimproverare nulla. Eh, questa partita è stata condizionata, insomma, da un gran zuppardo che da ex ha fatto due gol e un assist molto, molto bello di tacco. Quindi diamo anche i meriti al, alla squadra avversaria che veramente si è dimostrata una squadra tosta e in grado di. Di battere una squadra che non aveva mai perso e se mi permetti un plauso al Poggi Bonzi che è ancora l'unica imbattuta di questo girone. Mi associo ovviamente questo proprio per completare il quadro il Poggi Bonzi ha sconfitto la San Giovannese ed ha agganciato a 23 la Virtus Flaminia che invece pareggiato con il Foligno e Rieti ha perso sul campo della Colligiana mentre Siena e Ponzacco hanno rispettivamente battuto Voluntas Spoleto e Massese. Se d'accordo Lorenzo una sconfitta che comunque in un campo difficile anche storicamente per il San Sepolcro anche qui non cambia il valore di quello che sta facendo il team di Mezzanotti? No, assolutamente, anche perché come mostra la classifica, San Sepolcro è lì e non è facile lottare con squadre che sono state costruite con l'unico obiettivo di vincere il campionato, vedi il Siena, e, e quindi ecco una sconfitta che anche qui si può stare e non toglie nulla al buon lavoro che sta facendo il San Sepolcro. San Sepolcro comunque, puoi dircelo anche tu, insomma è un'ottima squadra e si conferma tale anche in questa stagione? Assolutamente, a giocatori importanti come Sussi e poi il loro gran merito è quello di far crescere giovani dal loro vivaio, vedi i vari gorini, chiasserini che eh, da quando sono piccoli che giocano a Sansepolcro e, e fanno la parte da protagonisti anche in Serie D. Ecco unica nota possiamo dire a livello statistico il Sansepol che è caduto dopo due pareggi consecutivi. nel mese di novembre ha raccolto soltanto una vittoria ci auguriamo che possa rifarsi fin dal prossimo turno in casa contro il Ponzacco che è appunto è diventato secondo in classifica e che fuori casa ha ottenuto 11 punti. È arrivato invece un pareggio possiamo dire importante per il Trestina anche se contro un avversario teoricamente alla portata il San Donato Tavarnelle 1-1 con vantaggio di Salis poi il pareggio di Melis però c'erano assenze possiamo dire che è un altro piccolissimo passo anche se la delusione resta magari. Sì, ho visto le immagini della partita e è sembrata una scuola veramente rivitalizzata, soprattutto nel primo tempo ha veramente costretto il San Donato nel, nella propria area di rigore, molte occasioni, è arrivato un palo, una traversa, poi nella ripresa all'ottava è arrivato il meritato gol del vantaggio, e positivi anche i rientri di Mancini che veniva da un lungo infortunio, anche di Polito che purtroppo poi ha avuto una ricaduta e continua questo periodo, no, un periodo difficile che il Trestina ha... Ha ah, sì, messo queste due partite in cui ha giocato bene, ma ha raccolto solo un punto. E la cura migliore è sempre una vittoria e speriamo che arrivi presto perché questa squadra se lo merita. Vittoria che ricordiamo lo manca dal 14 settembre in casa contro la Massese, Trestina che rimane a quota 6, meno 3 da play-out e meno 10 dalla salvezza diretta. Eh, Lorenzo, possiamo dire che sta crescendo la squadra di valori, tu conosci bene la realtà, però c'è anche tanta sfortuna. Sì, è un periodo che le cose non vanno sicuramente bene, sia dal punto di vista dei risultati, poi come hai detto tu a livello di infortuni, ricordiamo che Mancini poche partite che è rientrato, il nuovo infortunio di Polito che è un giocatore sicuramente che è difficile sostituire. C'è tanto rammarico perché ho visto anche io le immagini, ha creato tanto, eh, ha giocato molto bene il primo tempo, purtroppo non è riuscita a chiudere la partita e come accade spesso purtroppo nel calcio eh, alla fine è arrivato il pareggio della squadra ospite. Eh, sono, è difficile, ecco, i risultati non arrivano, però è un ambiente che riesce bene a fare quadrati intorno assieme all'allenatore, insieme alla società e speriamo riesca a uscire da questo momento di sicuro non molleranno possiamo dire che nel prossimo turno il Trestina farà visita al Rieti che è sesto a quota 21 il Trestina che fuori casa ha raccolto soltanto due punti non ha ancora vinto però sono due pareggi consecutivi e questo quindi può essere un trend che può farci sperare detto questo dobbiamo anche aggiungere che il Siena ha centrato la quinta vittoria di fila è salita a quota 28 punti all'attacco più prolifico la seconda difesa meno perforata insomma sta venendo fuori quello che era lo squadrone atteso a inizio campionato nel prossimo turno la formazione capolista farà visita al Villa Biagio. Interessante anche Gavorrano Poggi Bonzi. Scendiamo ora in eccellenza Umbra per la tredicesima giornata. Il Città di Castello ha ottenuto un pareggio, diciamo così, prestigioso e prezioso sul campo dell'Angelana. Non è bastato il gol di Pagliardini, il pareggio lo ha firmato Rocchi, è il primo. Mezzo passo falso del città di Castello in trasferta, comunque causa la sconfitta della sub base del pareggio del Todi, il città di Castello si conferma secondo e addirittura rosicchia un punto alla capolista, quindi nel complesso il bicchiere è mezzo pieno Alessio. Sì, sicuramente un turno da vedere in maniera positiva, è stata sicuramente una bella partita con entrambe le squadre che non si sono risparmiate, hanno giocato a viso aperto, era andato in vantaggio il castello con il sesto gol stagionale di Pagliardini, poi è stato rimontato, anche lo stesso Cerbella ha ammesso che è un, parezzo, un pareggio giusto, ma ha anche fatto capire che per sperare in una vittoria del campionato... A volte bisogna cercare anche di vincere quando, quando non si merita. Città di Castello che di punti ne ha 27, così come il Todi che è stato fermato sullo 0-0 in casa della Nestor, mentre la Subasio è rimasta a quota 29 dopo il K.O. subito nel finale sul campo del Nocera Umbra. Non è bastato il solito Gammaidoni, decisiva la doppietta di Omga Manga e spero di non averlo pronunciato male, sicuramente ho sbagliato. E possiamo dire Lorenzo che è un buon pareggio e Città di Castello sta rispettando quelli che erano i pronostici della vigilia, cioè si sta giocando il successo di questo campionato. Sì, assolutamente, una squadra costruita per fare molto bene in questo campionato, peccato perché comunque, visto il passo falso della Subasio, si poteva sperare nell'aggancio con una vittoria, però sicuramente ha un potenziale enorme, vedi Porricelli, Vari Missaia, anche visti anche i rinforzi nel reparto difensivo, penso che non tarderà... A passare in vantaggio secondo me in questo campionato. Questo è un bel augurio ovviamente ci associamo, infatti detto questo è anche importante aggiungere che il Città di Castello 29 gol fatti è nettamente il miglior attacco ed è sempre andato a segno nelle prime 13 giornate di campionato mentre però la difesa stente, la terzultima con 18 gol subiti e nel prossimo turno Alessio, gran match per Calberniche, arriva il Todi Eh sì, una, una di quelle partite tutte da seguire sicuramente con il Città di Castello che in questo campionato ha un po' faticato in casa, speriamo che nella partita di domenica sia, si, si riscatti e faccia veramente un bel risultato. Altra trasferta per la capolista Subasio nel campo questa volta del Massa Martana. Non arrivano invece purtroppo buone notizie per quello che riguarda l'eccellenza toscana, perché la baldaccio Bruni Anghiari ha perso 2-0 in casa contro la Sinalunghese. Decisiva la doppietta di Schillaci, decisive anche le parate del portiere ospite Verdelli. La baldaccio è caduta dopo 5 risultati utili consecutivi. Ha incassato la seconda sconfitta interna di questo campionato, la terza eh, complessiva. Ha perso ancora con la Sinalunghese, così come era accaduto in Coppa. Ma nonostante tutte queste cose, è rimasta comunque prima da sola in testa la classifica, complice la sconfitta della Rignanese e complice il pareggio del Porta Romana. Sì, proprio per questo secondo me ci sarà amarezza in casa Anghiari perché con un buon risultato si poteva rosicchiare anche qualche punto in più rispetto a queste due inseguitrici. Comunque, come hai già detto tu, è arrivato questo Eurogol di Schillaci che ha sbloccato la partita. Poi, tante, tante occasioni per la Baldaccio che ha trovato un, un portiere avversario in splendida forma anche un po' di sfortuna, poi ha subito il 2-0 in contropiede. Una battuta d'arresto che comunque ci sta e bisogna subito. Ho ripartire però da domenica anche perché la Baldaccio a mio modesto parere per 65 minuti ha fatto la partita ha giocato bene poi quando prendi un gol diciamo veramente della domenica un euro gol da quasi 40 metri diventa tutto più difficile specialmente se di fronte hai un avversario ostica come la Lunghese che sta risalendo posizioni e che ha centrato la terza vittoria consecutiva Marmorini aveva provato un po' a cambiare le carte anche il modulo con un 4-3-1-2 la prestazione per i primi 65 minuti c'è stata il risultato no ma sono convinto che la Baldaccio avrà la forza per rialzarsi. Conosci la realtà dell'eccellenza toscana? Ma seguo più che altro la Baldaccio perché è la squadra è più, più rinomata, sappiamo. È sicuramente una sconfitta in casa pesa, però molte volte non basta giocare bene. C'è quell'occasione che come è successo domenica con un Eurogol, sblocca la partita, poi è difficile tornare su, sui binari della vittoria. Però eh, se la prestazione c'è stata è di buon auspicio per le prossime partite, per il proseguo del campionato. Allora andiamo a sentirci le interviste realizzate nel post partita con i due tecnici, Mr. Marmorini e Mr. Neri. Mister Marmorini, Baldaccio sconfitta in casa della Sina Lunghese, 2-0 il punteggio. Il suo commento su questa partita? È stata una partita che secondo me ha due letture: la prima è tecnico-tattica. E probabilmente da quel punto di vista il risultato è un po' bugiardo perché il nostro portiere è stato praticamente inoperoso, mentre il loro portiere è stato sicuramente il migliore in campo. Però credo anche che quando si esce da, dal campo con una partita del genere, probabilmente gli avversari hanno messo qualcosa più di noi in campo dal punto di vista eh, dell'atteggiamento, dell'aggressività, della cattiveria agonistica e quindi secondo me hanno alla fine meritato il risultato. Avevi provato a cambiare qualcosa nella formazione iniziale? Sì, abbiamo cambiato qualcosa per cercare di mettere eh, i giocatori ai ruoli che, che di solito occupano o comunque per metterli in condizione di rendere al meglio. Eh, il primo tempo in effetti è stato un po' dal punto di vista anche qualitativo un po' più scialbo, mentre nel secondo tempo siamo stati bravi perché abbiamo tenuto sempre costantemente l'iniziativa, abbiamo preso un palo e il portiere avversario ha fatto almeno tre o quattro interventi decisivi eh, in merito anche della, della, della sua bravura e quindi eh, secondo me siamo, siamo, dal punto di vista qualitativo siamo andati anche abbastanza bene, ci ha mancato qualcosa sotto altri punti di vista. Io credo poco alla fortuna e alla sfortuna, io credo che quando una squadra eh, ha almeno 5, 6, 7 palle da gol eh, e ne concede praticamente una perché è solo il 2 0, perché il primo è stato un tiro eh, dalla distanza, forse anche un jolly della domenica, anche se abbiamo messo poca pressione al giocatore. Mister Francesco Neri, una vittoria importante per la Sosina Lunghese sul campo del Baldaccio Bruni Anghiari, come valuta questo successo tra l'altro è il terzo consecutivo oggi il 3 è ricorrente per noi perché è la terza vittoria che facciamo con la Baldaccia quest'anno è la terza vittoria consecutiva in questo momento e quindi insomma ecco, è un 3 che porta bene oggi e effettivamente abbiamo trovato una grandissima squadra organizzatissima, un'ottima società chiaramente fuori caso per la prima classifica non puoi pretendere di fare la partita dei 90 minuti, comunque penso che abbiamo retto colpo su colpo in ogni momento, poi chiaramente essendo stati in vantaggio nel secondo tempo era fisiologico che loro avessero una, una reazione veemente e e c'è stata, ci hanno schiacciato tantissimo, il portiere nostro ha fatto la differenza perché se Schillaci ha fatto una doppietta, il nostro Verdelli ha fatto una tripletta, gli ho detto, eh, però credo che allo stesso modo non abbiamo assolutamente demeritato e la vittoria è ampiamente meritata anche perché abbiamo sciupato 3-4 occasioni che potevano essere importanti per fare il 3-0. La Baldaccio di punti ne ha 23 abbiamo detto che la Rignanese ha perso questa volta in casa contro il Lanciotto mentre la Porta Romana è stato fermato sul pareggio in casa da quella Larcianese che sarà prossimo avversario della Baldaccio Bruni, Larcianese che occupa il sesto posto e che è squadra in un ottimo momento di forma. Nel prossimo turno anche Foiano Porta Romana Montecatini Rignanese, Sinalunghese Figline, quindi un altro turno interessantissimo. Siamo arrivati alla promozione Umbra e possiamo dire che il tredicesimo turno è stato caratterizzato dai pareggi nei derby tra Lama e San Lorenzo Lerchi, tra Madonna del Latte e Virtus San Giustino 2 a 2 e 0 a 0 rispettivamente, dall'atteso eh, dall'altro pari esterno della Pietro sul campo del Corciano e dal roboante successo ottenuto, come detto, dal San Secondo nei confronti del Real Pitulum e Tiberis. Che partita è stata? Poi faremo un po' un'analisi di questo campionato. Ma è stata una partita noi sapevamo mh, che poteva essere difficile, dato che loro venivano da diversi risultati negativi. Quindi l'abbiamo preparata bene. E come è accaduto a Lerchi, siamo andati in vantaggio subito. Ma appunto, diversamente da Lerchi, siamo riusciti a mantenerlo e non solo, abbiamo continuato ad attaccare, abbiamo tenuto alta l'intensità e siamo riusciti diciamo, a chiudere la partita già nel primo tempo. Mh, Pensavamo che loro potessero avere un, una reazione all'inizio del secondo tempo, reazione che c'è stata, ma siamo stati bravi a rimanere compatti, poi una volta eh, finita diciamo, la loro reazione abbiamo continuato ad attaccare e poi ecco, è arrivato il 6-0 che è un risultato sicuramente pesante, però capita. Possiamo dire che state andando oltre le aspettative? Oppure voi pensavate di andare così bene? Perché, insomma, occupate il terzo posto in classifica con 22 punti, venite da 7 risultati utili consecutivi e 4 di questi sono state vittorie. Insomma, state risalendo la classifica in maniera importante. Sì, non avevamo cominciato benissimo anche perché, comunque, avendo cambiato allenatore, non sempre è facile capire quello che ti viene chiesto. Uh, però abbiamo lavorato tanto, la squadra è un'ottima un squadra. Mm, abbiamo preso giocatori importanti come eh, i vari Ciribelli, Provencia. E ora che m, si stanno affinando degli automatismi, ecco, veniamo da sette risultati utili consecutivi. E speriamo di continuare così. Sappiamo che non sarà facile. Domenica abbiamo il Corciano in casa di nuovo, poi affronteremo due trasferte come Lama e Trasimeno, dove. Vedremo quello che sarà il nostro ruolo in questo campionato probabilmente. Possiamo dire Lorenzo che in casa siete un'autentica macchina da guerra perché insomma avete fatto quattro vittorie consecutive e non incassate gol da 365 minuti. Lorenzo Carnevale, è difensore, cent Carnevale è difensore centrale quindi credo che questo ti faccia ancora più piacere. Sì, sì, sono numeri che non conoscevo però a sentirli fa piacere. Eh, è chiaro, eh, il fatto di non prendere gol... Eh, Potrei assieme ai miei compagni di difesa prendere il merito, però come sappiamo, i primi difensori sono gli attaccanti, quindi quando la squadra si muove bene si difende tutti meglio e fanno tutti meno fatica. L'obiettivo è ancora presto, ovviamente, però ce lo fate un pensierino a questi piani alti, oppure si resta veramente con i piedi per terra e superata la quota salvezza poi si guarderà? Ma ehm, Si resta con i piedi per terra perché. Da esperienza anche negli anni passati, sappiamo che i momenti negativi capitano e bisogna essere bravi a uscire nel caso, a uscirne. E chiaramente, ecco, gli obiettivi rimangono sempre gli stessi: noi cerchiamo, guardiamo partita per partita, poi eh, ovviamente si spera sempre di fare, di fare bene. Sappiamo che di fronte abbiamo squadre. Costruite per vincere come il Lama. Poi, a vedere il campionato, la Trasimeno sta impressionando, lo stesso Lerchi. Eh, sappiamo che possiamo giocarcela con tutti e quindi ci proveremo fino alla fine. Trasimeno che è rimasto in testa alla classifica 4-31, quindi più 6 sul San Lorenzo Lerchi, nonostante un rallentamento dopo otto vittorie consecutive, è arrivato questo eh, pari, diciamo così, che comunque tiene saldamente la leadership per la formazione della Trasimeno. Voi ci avete giocato nella prima giornata e ci avete tra l'altro perso. Che impressione hai avuto? Può essere veramente l'ammazza campionato, tra virgolette? Ma è una squadra che ha delle ottime individualità, cioè, a noi ci abbiamo giocato la prima partita, abbiamo perso due zero in casa, loro hanno dimostrato di essere una squadra quadrata, eh, però credo che comunque questo sia un campionato molto equilibrato soprattutto nei piani alti, quindi lo stesso Ponte Valle Cepis se non sbaglio è andato a pareggiare a, 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 con la Trasimeno. Quindi, la dimostrazione di come nulla sia scritto, eh, loro sicuramente sono un'ottima squadra, però altre squadre possono comunque metterli in difficoltà. Torniamo al San Secondo, ci racconti un po' qualcosa di più sul vostro gruppo, che gruppo siete? Ma noi siamo un gruppo di amici, stiamo bene insieme, non, non si sentono mai parole fuori posto di alcun giocatore rivolta ad altri, eh, ci divertiamo anche grazie al, al Mister che ci dà una notevole tranquillità, eh, ci permette magari di scherzare in determinati momenti dell'allenamento, chiaramente, eh, però ecco, stiamo bene insieme, mh, pensiamo tutti a dare il massimo la domenica, aiutarci l'un con l'altro e penso che questo sia alla base di una squadra per riuscire comunque a fare abbastanza bene perlomeno. Quanto è importante avere un mister come Giorgio Lacrimini che comunque ha calcato campi importanti? Beh, sicuramente ha un'esperienza importante anche a Sansepolcro, è un mister che conosce il calcio, sa come chiedere le cose ai suoi giocatori in modi che sinceramente non mi era mai capitato perché è una gran persona, sempre tranquilla, rispettosa, mai una parola fuori posto, però riesce comunque a tirar fuori il meglio da, da tutti i suoi giocatori. Sei un classe 89, sei alla seconda stagione con il San Secondo, come ti trovi anche personalmente? Ma è un ambiente fantastico perché a partire dal presidente Aldo Spaperi che potrei dire che è quasi un nonno ma per tutti è sempre pronto a darti una parola di conforto se hai bisogno, è sempre disponibile poi anche eh, tutti gli altri dirigenti sono sempre pronti ad aiutarti se c'è qualche difficoltà ma è un ambiente molto molto bello dove spero di rimanere sinceramente ecco, rispetto allo scorso anno secondo te come è cambiato se è cambiato questo girone di promozione ma ehm, probabilmente non è cambiato molto perché comunque a parte il lama che ha sempre magari gli stessi obiettivi di vittoria poi ecco come è accaduto l'anno scorso con il ventinella eh, che è uscita e ha vinto il campionato quest'anno magari Fino a questo momento possiamo vedere la trasimeno sotto quest'ottica. Comunque un campionato come hanno scorso equilibrato, dove non c'è nulla di scretto quando affronti le squadre tutte vengono a giocare per fare la loro partita come deve essere e quindi i risultati non sono mai scontati. Dobbiamo dire che invece per quello che riguarda il Real Pitlum Tibis si è confermato un momento molto difficile. Il quinto capo di fila non segna da 365 minuti, è rimasto fermo a quota 16, insomma, le cose davvero non riprendono nella maniera giusta e ovviamente anche allora il nostro in bocca al lupo. Parliamo di questo big match, il pareggio tra San Lorenzo Lerchi sul campo dell'ama, insomma questo 2-2, una partita. Intensa, tra l'altro, anche i due tecnici sono stati espulsi: due persone di solito calme, come del bene, migliorati. Magari c'è stato un bel clima da derby, veramente. Eh, sicuramente già un derby, una partita sentita e giocandolo con due squadre che, occupo, che occupano due posizioni di vertice in questa classifica è un altro, è un altro dato ancora di più su, su una partita che è stata abbastanza tesa. Eh, la doppietta di Bartolucci per il Lama ha risposto ai gol di Pasqui e Lombardi per il Lerchi, Bartolucci è all'ottava rete stagionale, per il Lama è il terzo risultato utile consecutivo, per il Lerchi il quinto, quindi non si sono fatti... E continuano veramente a il loro bel campionato, con un ruolo da protagonisti, assieme al San Secondo e anche alle altre squadre del, della Valtiberina, a meno di questo Madonna del Latte, che comunque sta riuscendo ad uscire da questa zona play out. San Lorenzo Lerchi di punti ne ha 25 mentre il Lama ne ha 22 ha ottenuto il quarto pareggio casalingo stagionale dove però è ancora imbattuto per la Madonna del Latte questo 0 0 in casa con la Virtus San Giustino un altro eh, derby sicuramente intenso ed interessante, il quarto risultato utile di fila per la formazione di Signorelli che si è portato a quota 15 punti in classifica e se non sbaglio ha raggiunto anche la finale di Coppa che giocherà proprio contro la Trasimeno quindi un risultato importante per diciamo, Riscattare un campionato finora non troppo positivo. Sì, sicuramente classifica la mano. Non, non, le cose magari non stanno andando come i dirigenti della Madonna del Latte speravano. Anche perché comunque è una squadra che ha cambiato alcuni giocatori e non è mai facile ambientarsi. La finale di Coppa è sicuramente prestigiosa eh, contro una squadra come la Trasimeni importante, eh, sono partite che tutti vorrebbero giocare. Virtus San Giustino invece si è portato a quota a 19 punti. Conserva la miglior difesa di questo campionato con 8 gol subiti. È il secondo risultato utile, però non vince fuori casa dal 5 ottobre. Per quello che riguarda la pietra lunghese è arrivato un pareggio sul campo delle Corciano, che abbiamo sentito sarà prossimo avversario del San Secondo. La formazione di Mister Tassi di punti in a 17. Anche qui secondo risultato utile. Nel prossimo turno il derby tra Virtus San Giustino Lama, poi Pietralunghese Valfabbrica, Pievese Madonna del Latte, al Pitulo. Tiberis Trasimeno, San Lorenzo Lerchi Santa Sabina e come detto San Secondo Corciano, e Corciano di punti ne ha 19. Passiamo alla prima categoria Umbra perché qui invece sono arrivate per la prima volta, forse dall'inizio inizio stagione, notizie complessivamente molto positive perché eh, Montecastello e Montoni sono divise equamente la posta in palio al termine di un match ricco di emozioni e di gol, terminato 2-2, mentre Cinaldi e Valdipierle hanno ottenuto importanti successi esterni contro Ripa e Real Padule. Il riscatto del Selci è arrivato 13 punti in classifica addirittura due rigori eh, parati dal portiere Morelli e il gol decisivo di Ceccarelli tante le assenze dobbiamo dire che è stata una mezza impresa questa per la formazione di Angelini Sì, direi un'impresa intera più che mezza perché era veramente una squadra in emergenza con squalificati e infortunati e Morelli ha parato come hai detto due, due rigori e non è una cosa che si sente tutti i giorni è arrivato il quinto gol stagionale di Ceccarelli un buon riscatto dopo due consecutive speriamo che serva alla squadra di, di Angelini per per, no, per, per ricominciare a eh, far punti i punti sono 13-12 ne ha il Val di Valdipierle che ha vinto 2-1 sul campo delle Real Padure grazie ai gol di Cerbella e Procacci, la terza vittoria stagionale e il secondo successo di fila quindi un bel segnale di ripresa il 2-2 tra Montone e Montecastelli con i gol di Faraco e Oxa mentre per il team di Burzigotti i reti di e mordi, oggi questi nomi sono un po' particolari ovviamente mi auguro di non aver sbagliato la pronuncia riscatto parziale per il Montone che si è portato a quota 15 mentre il Montecastelli è salito a quota 10 con 3 punti nelle ultime 5 gare. In vetta la classifica resta il San Terminio che pure ha perso 2-1 in casa contro il Fontanelle Branca nello scontro diretto di giornata. Il gap tra le due si riduce ed è soltanto di due lunghezze, 32 punti contro 30. Lorenzo, il tuo giudizio anche su questo campionato e magari sulle nostre? Sì, beh, ehm, come vediamo Montone e Montecastelli non si sono fatte male, sono comunque due squadre ben attrezzate che Possono puntare a una salvezza abbastanza tranquilla, mentre il Selci con questa vittoria eh, si tira un po' fuori: è una cosa positiva, perché comunque mh, la squadra è ben costruita, secondo me. E quindi, ecco, un buon, buon ottimi tre punti. E, davanti vedo che ecco, il Sant'Erminio ha perso con il Fontanelle, rimane comunque. Eh, in prima in classifica Sant'Erminio che l'anno scorso militava in promozione, ho visto che ha cambiato diversi giocatori, non pensavo sinceramente potesse trovarsi di nuovo lì, quindi tanto di cappello comunque. Nel prossimo turno derby tra Selci, Nardi e Montecastelli. Poi Montone, Visse Foligno e Val di Piero e Nuova Fulginium, mentre San Terminio e Fontanelle e Branca giocheranno fuori rispettivamente con Pianello e Cerqueto. Passiamo alla prima categoria toscana perché si è finalmente spezzato il, il tabù trasferta per la Sulpizia che ha conquistato la prima vittoria lontano dal Capaccini 3-0 sul campo dell'Ambra con i gol di Boccompagni, Metozzi, Surigore Rigore e Alomar. Possiamo dire che adesso la Sulpizia addirittura sogna perché. Quarta in classifica, quota 19. E dobbiamo dire che sta risalendo posizioni e può davvero far qualcosa di importante. Sì, avevamo chiesto proprio questo cambio di marcia in trasferta e che, sembra che ci abbiano sentito da Pieve Santo Stefano. È arrivato un 3-0 in trasferta sul campo dell'Ambra, eh, la prima vittoria esterna, come dicevi tu. È arrivata la settima rete stagionale di, di Boncompagni, che continua anche in questa categoria a fare la differenza, la seconda rete consecutiva di, di Alomar, un quarto posto in classifica che penso nessuno si aspettasse a inizio del campionato. Tra l'altro, dobbiamo dire che non prende gol da 180 minuti e che fuori casa ha ottenuto la prima vittoria. Finora soltanto un punto nelle precedenti cinque partite. Nel prossimo turno tornerà nella roccaforte Capuc Capaccini per il match interno contro il Torrita che insegue proprio il team di guerra a due lunghezze di distanza. Quindi sarà sicuramente una gara molto difficile. Ma ricordiamo che la Sulpizia in casa ha ottenuto cinque vittorie su altrettante partite. Proprio il Torrita ha imposto il pari alla capolista Talla Vibienese che si è vista così rosicchiare due punti da. All'Olimpic Sansovino che ha vinto sul campo del Badiagnano. Adesso la distanza tra le due è soltanto di una lunghezza: 27 punti contro 26. Una prima categoria che comunque speriamo continua a regalarci soddisfazioni, perché la sulpizza davvero ci sta facendo ben sperare. Seconda categoria Umbra e qui il Calzolaro ha vinto 2-0 sul campo del Celbare. Si è confermato in testa alla classifica con tre lunghezze di vantaggio sulle Ponte Villa che rimane imbattute. A sua volta ha battuto 3-2 in trasferta il Monteacuto. Romano ha vinto il derby esterno con l'artiglio Pistrino, mentre Cosmo Pierantonio, Tigrotti Morra e West San Giustino hanno subito dolorose sconfitte al cospetto di Ramazzano, Mantignana e Ponte d'Assi. Continua quindi questa bella cavalcata del Calzolaro in testa alla classifica. Sì e in questi ultimi due turni sono arrivate due vittorie veramente importanti perché a, il Calzolara ha vinto sia il derby contro il Pistrino sia il derby contro il Cerbare, sappiamo che queste sfide non, sono mai, non hanno mai un risultato scritto e quindi eh, sono state due vittorie veramente importanti, è salito a quota 34 punti però c'è questo Pontevilla che, che è lì e non molla. Assolutamente, però dobbiamo dire per il calzolare è anche il quinto successo consecutivo mentre il Cerbarra resta fermo a quota 19 e il secondo cappone nelle ultime tre partite. Non vince dal 2 novembre. Il promano si è aggiudicato il derby esterno con l'artiglio Pistrino grazie al rigore trasformato al quarantesimo da Tancredi. È la terza vittoria di fila. Anche qui non incassa gol da 185 minuti, è salito al quarto posto con 21 punti. Quindi un promano che sta tornando sotto. L'artiglio Pistrino è rimasto a quota 17, ha incassato il secondo consecutivo e non vince dal 9 novembre. Cosmo Spiramontogna ha perso 1-0 in casa contro il Ramazzano, il gol di Ginestra è rimasto a quota 15 e ha subito il primo cap post casalingo stagionale, cadendo tra l'altro dopo cinque risultati utili consecutivi. Male l'Unione Sportiva San Giustino che ha perso in casa con il Ponte d'Assi rimanendo a quota 13, così come Tigrotti Mora sconfitti con il Mantignana, rimasti a quota 11. Per dovere di cronaca i gol del Calzolaro li hanno firmati Grilli e Pazzaglia. Qui Lorenzo un campionato che vede le Tiberine protagonista e questo cal Calzolaro sta dimostrando di essere la squadra più forte, però il Ponteville è sempre lì. Sì, rimane lì molto vicino Chiaramente sappiamo come il Calzolaro sia stato costruito per fare molto bene perché giocatori come Procelli, Domenichini, Filomena, Grelli, non sto a citarli tutti, eh, fanno sicuramente la differenza in queste categorie. Eh, non è mai facile vincere i campionati, eh, soprattutto quando ti trovi dietro squadre come il Pontevilla che non mollano un centimetro e stanno attaccate. Quindi ogni domenica è una battaglia perché tutti con la prima in classifica, ovviamente, fanno, cercano di di dare il massimo. Assolutamente sì. Nel prossimo turno Calzolaro Parlesca, Ponte Villa Cerbara, Artiglio Pistrino, Unione Sportiva San Giustino, Ponte d'Assi, Cosmos Pierantonio, Promano contro Padule San Marco e Ramazzano contro Tigrotti Morra. Doveroso dire che il Montacuto è rimasto all'ultimo posto con due punti, mentre i Tigrotti Morra hanno in casa del quinto K.O. esterno e non segnano fuori casa da 464 minuti. Seconda categoria toscana, Alessio arrivano buone notizie dal palazzo, un importante pareggio sul campo della Santa Firmina, mentre purtroppo la Monterchiese è in a in una sconfitta pesante. Sì, sicuramente un punto importante quello ottenuto dal Palazzo del Pero in un campo veramente molto difficile. Una vittoria che sinceramente eh, un pareggio sì, che sinceramente non mi aspettavo. Un bel 3-3, il Santa Firmina è una squadra costruita per, per, per la promozione, quindi, bene così, il Palazzo del Pero, male invece la Monterchiese che anche essa aveva pareggiato 3-3 nel turno scorso contro il Santa Firmina e aveva dato qualche speranza ai suoi tifosi, però è, arrivato, è arrivata purtroppo un'altra sconfitta contro poi Pievaltoppo che insomma poteva essere una squadra con cui giocarsela eh, insomma, eh, poi è arrivata una sconfitta pesante perché 4-0 eh, non va non va in casa Monterchiese, speriamo adesso è periodo di mercato che arrivi qualche innesto che faccia risalire la classifica alla squadra di Mister Pescari, a cui facciamo, faccio un ingrandi in bocca al lupo. Onestamente no, mi associo e fatto bene usare il plurale. Monterchiese che resta a quota 5, che non vince dal 28 settembre dopo una vitiano, che cerca... La prima vittoria casalinga che speriamo possa arrivare nel prossimo turno quando la formazione di Pescari ospiterà il Guazzino mentre il Palazzo del Però giocherà tra le Muramiche contro il Vitiano che la eh, eguaglia nell'ultimo posto a quota 3 punti, quindi anche qui un'altra partita sicuramente importante. Si è fermata la striscia di dopo 10 vittorie eh, consecutive del Tegoletto che ha pareggiato 1-1 sul campo del Montecchio e ne ha approfittato il Montagnano che vincendo proprio a Vitiano ha ridotto il gap a 4 lunghezze. Passiamo alla terza categoria toscana perché qui... La coppiata del vecchio Ghirelli continua a far volare questa Capresana, soprattutto continua a far lavorare anche Simone Dori che ha realizzato il gol che ha permesso alla formazione eh, di Caprese Michelangelo di battere 1-0 l'Union in Chimera, di conquistare l'ottava vittoria consecutiva, di salire a quota 28 e di portarsi a più 9 sulla Forti Arezzo che ha perso e della prima inseguitrice. Eh sì, è arrivata questa nona vittoria stagionale su, su dieci partite. Eh, C'è poco da dire, insomma, se non fare i complimenti alla, alla forte e anche simpatica accoppiata del vecchio Ghirelli, che ci regalano sempre questi simpatici selfie eh, su, su Facebook. Quindi, benissimo la Capresana che mantiene la vetta e allunga anche sull'inseguitrice Forti Sarezzo. Devo dire che ai selfie hanno aggiunto anche i video addirittura particolari, insomma ci fanno davvero sorridere. Continuate così del vecchio Ghirelli. Nel prossimo turno la capolista Capresana giocherà in trasferta contro l'Ottaviano Pazzi, che di punti ne ha 12 e ci auguriamo possa continuare questa importante marcia. Un pareggio invece per l'Ercolana in casa contro il Salutio, pareggio raggiunto nel finale con quella bella punizione di Pasquale, settimo posto con 15 punti. Qui abbiamo le interviste che Alessio ha realizzato al termine della partita. Luigi Puletti, il presidente dell'Ercolana, è arrivata una buona prova della squadra, un pareggio è arrivato all'ultimo minuto. Eh, io direi un'ottima partita della squadra, veramente contro la terza in classifica, in piena emergenza qualche ragazzo ha dovuto giocare perché ha dovuto giocare con addirittura qualche infiltrazione. Siamo in piena emergenza, non ci ha messo sotto nessuno, domenica co recuperiamo Colcacu, poi qualche altra persona arriva, credo che abbiamo, abbiamo una bella strada davanti. Forse per il gioco espresso e per quanto ha prodotto la squadra poteva anche meritare di più. Sì, abbiamo peccato un po' davanti, le occasioni le abbiamo create, abbiamo creato tre occasioni limpide, ripeto, contro una squadra quadrata, una squadra forte. Vabbè, e ripeto, per noi è importantissimo aver preso questo punto, non tanto per il punto quanto per aver tenuto a tiro, diciamo, il salutio. Di certo un periodo non fortunato per quanto riguarda gli infortuni, anche Federico Rossi rientrava oggi e si è di nuovo fatto male. Federico ha dovuto rientrare oggi, non si è mai allenato, ha dovuto rientrare oggi perché non c'era più nessuno in panchina e c'era da fare una sostituzione per forza e non c'era nessun altro che poteva entrare, se no Federico non doveva assolutamente giocare oggi. Michele Pasquale, l'attaccante dell'Ercolana, Michele, una buona prova della squadra sia dal punto di vista caratteriale che del gioco, è arrivato un pareggio all'ultimo meritato. Sì, non abbiamo mollato per tutta la partita, ci abbiamo creduto, loro hanno avuto credo una o due occasioni, soprattutto il primo tempo. Il secondo tempo abbiamo tenuto bene il campo, poi vabbè, a parte l'azione del gol su punizione, però abbiamo creato tanto, forse, forse qualche gol in più potevamo farlo, però fino alla fine ci abbiamo creduto e abbiamo preso questo punto. Per quanto avete prodotto, come hai già detto tu, forse potevate meritare anche una vittoria oggi. Sicuramente abbiamo avuto più occasioni da gol noi. Poi nel calcio bisogna sfruttare le occasioni e metterla dentro. Non l'abbiamo messa dentro, alla fine è andata bene così. Sicuramente pagate anche le tante assenze. Sì, questo sì. Speriamo di essere qualcuno in più anche durante la settimana perché poi... Ci sono sempre pochi sia per infortuni vari, per sfortuna o per eh, squalifiche o quant'altro. Abbiamo in questo momento credo 4-5 giocatori infortunati, speriamo di recuperarli, eh, però c'è bisogno di qualcuno in più. Simone Giustolisi, una buona prova della squadra e un pareggio arrivato all'ultimo minuto. Ma sì, oggi è una partita difficile, era una squadra che correva molto, e però noi abbiamo sbagliato poco e ho avuto qualche occasione io che non sono riuscito a sfruttare al meglio. Una, prova, una buona prova, è arrivato questo pareggio all'ultimo con una gran punizione di Pasquale. E dai, andiamo avanti così, speriamo di far meglio la prossima volta. Avete anche trovato di fronte insomma, una squadra quadrata e forte? Sì, molto, molto bravi, correvano molto. Il portiere loro molto molto bravo, un portiere di esperienza. La squadra quadrata, dai, il campionato si sa che è difficile, tutte le partite sono difficili, tutte quante. Allora, un pareggio comunque importante per l'Ercolana di Federico Rossi che nel prossimo turno giocherà in trasferta contro la Lorese. Speriamo che possa tornare quell'appuntamento con questa vittoria. Alessio, hai visto la partita, due parole e poi la pagina riservata ai campionati amatoriali. Sì, come si è già sentito dall'intervista, è stata una bella prova per, per i ragazzi di Rossi che non meritavano sicuramente la sconfitta è arrivato questo pareggio di Pasquale meritato al, al 94esimo con una, con una bella, bella punizione passiamo come al solito alla pagina dedicata al calcio amatoriale cominciamo naturalmente dall'eccellenza girone A dove si è giocata la nona giornata di campionato eh, il New All Boca si conferma la capolista di questo girone, batte 2 a 1 il Piazzetta in trasferta eh, Autorete e un gol di Bragagna hanno deciso il match, per il Boca è la terza vittoria consecutiva e per Bragagni è, il, è la quarta rete stagionale. Eh, L'Asa Calcianghiari viene fermata sullo 0-0 in casa contro l'Ajax, per l'Asa è l'ottavo risultato utile consecutivo, anche se sicuramente ci si poteva aspettare qualcosa eh, di più. Comunque l'Asa eh, si conferma terza della classe a 12 punti ed ha una partita da recuperare. Bella la vittoria esterna del Gragnano che si riscatta dopo un inizio di campionato così così, 2-0 in casa. Del Boca Strada Junior, una doppietta di Bomber Maioli che si è portato a quota 5 gol ed è la seconda doppietta del suo campionato. Eh, chiudiamo il quadro dell'Eccellenza con il pareggio per 2 a 2 ottenuto in casa dalla Virtus Barchiaroscuro contro la Chiassa, con i gol del solito Tizzi che si è portato a quota 8 reti e eh, i gol di Zanchi. Per una classifica che quindi vede il New All Boca in testa a 14 punti, inseguitrici principali, le Loge Club e lo Spartak Bibiana 13, Asa 12 assieme al bar chiaroscuro. Eh, entrambe con una partita in meno. E il Gragnano si è portato a quota 8. Nel prossimo turno, interessante, molto interessante il match tra Le Loge Club e Asa Calcianghiari, New All Boca ciao club, Gragnano il Ciclone e Stella Azzurra Bar Chiaroscuro. Eh, scendiamo in prima divisione A, eh, qui il banco latino vince, si conferma anche qui eh, abbiamo una capolista 2-0 in casa contro il Poppi, eh, è arrivato eh, un altro gol di eh, Merendelli, il nono risultato utile consecutivo per la squadra del Banco Latino è la, la, ed è la seconda vittoria consecutiva in casa. Eh, bella la vittoria dei Lions Salleo che si riscattano dopo due sconfitte consecutive, 3-1 in casa contro il Quarata con i gol di Matteagi, Massetti e Sergi. Per Massetti è la quarta rete stagionale per una classifica che vede il Banco Latino come detto in testa la classifica in seguitrice principale è il Super Poppa a eh, meno 1 e i Lions San Leo si riscattano e si portano a quota 7. Nel prossimo turno bel match per i Lions che eh, faranno visita al quartiere Porta Sant'Andrea completano il quadro Ceciliano Banco Latino e Poppi Gricignano eh, spostiamoci nel girone B di prima divisione la Frates Monterchi ritrova la vittoria in casa che mancava addirittura da un mese 2 a 1 contro il Battifolli il rimonta i gol di Mariangeli su rigore e all'ultimo respiro Draghi regala una bella soddisfazione ai ragazzi di Mister Rossi che salgono quindi a 10 punti. Qui eh, c'è da dire che comanda il, la classifica, le, le, la squadra delle giostre del topo a quota 15. Nel prossimo turno, un altro match impegnativo per la squadra di Monterchi che farà visita ai Drunken Lions. Scendiamo in seconda divisione, girone A, eh, brutta sconfitta per, per il win Europa che perde 3-0 contro il Deportivo capolona e brutta sconfitta anche per la Motina che eh, purtroppo è la terza consecutiva 1-3 in casa contro il River Party, inutile il gol di Acquisti Gabriele e qui Daniele vorrei anche una tua opinione, il Motina era veramente, eh, ricordiamo una squadra che è nata all'inizio di questa stagione, era partita bene con entusiasmo però adesso i risultati stanno venendo un po' a mancare. Sì, mi dispiace che la motina stia attraversando questo momento non troppo positivo. Ci sono comunque giocatori che conoscono questi campionati, il mister è lo stesso, quindi penso che possano risollevarsi. Mi fa piacere che la Frates Monterchi sia ripresa con questa vittoria. Tra i marcatori mi aspettavo di vedere Romanelli, non c'è, no, scherzo ovviamente. Comunque complimenti per la vittoria. Mi fa piacere anche notare il successo esterno del Gragnano con la doppietta del amico Marco Maioli e anche la vittoria del Lions allo di Anghi eh, ci sono altre cose da aggiungere, Alessio? Sul... Andiamo solo con la classifica. Il prossimo turno della seconda divisione: qui comanda il, il Girone il River Partina a quota 15. Il Win Europa e la Motina, che rimangono rispettivamente a quota 9 e a quota 7. Nel prossimo turno ci sarà il derby tra Nova Biturgia e Motina. Mentre il Win Europa ospita la forte formazione del Falciano. Ed è tutto anche per questa volta. Ringrazio come sempre Alessio Romanelli, siamo arrivati in conclusione di questa che è la decima puntata, quindi anche noi siamo arrivati in doppia cifra come si usa dire proprio in gergo calcistico di Valtibrina Calcio, un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno seguiti, l'appuntamento è la settimana prossima e saremo all'undicesima puntata di Valtibrina Calcio ci Approfondiremo come sempre tutti i temi del weekend. Potete vedere la nostra trasmissione online nel sito Valtiberina Informa, nella sezione dedicata alla web TV Valtiberina Calcio. Quindi continuate a seguirci sempre più numerosi perché ci fa davvero molto piacere. Il nostro impegno viene ripagato da voi che ci guardate. Grazie, a Alessio Romanelli. Grazie a tutti voi. Settimana prossima. E grazie soprattutto a Lorenzo Carnevali. Un grosso in bocca al lupo anche per il tuo San Secondo. Crepi, grazie a voi. Alla prossima!